gol nella gara d'andata, gol in questa di ritorno, correggimi se sbaglio, in questa squadra Busellato è un giocatore fondamentale. Lo dicono i numeri? No, io sinceramente lo dico davvero, non lo penso. La cosa più importante è il concetto di gioco, l'idea di gioco che ha la squadra. Che ci sia io o che non ci sia io non cambia assolutamente niente. Una vittoria fondamentale per il morale, per la classifica, per i tifosi che tenevano tanto a questa gara, una sorta di derby a tutti gli effetti. Si torna in campo fra 3 giorni, c'è poco tempo per festeggiare, però è stata una vittoria di sostanza grazie ad un grande secondo tempo. Cosa vi ha detto le Grottaglie nell'intervallo? Perché abbiamo visto una squadra trasformata. Sì, è stata una vittoria fondamentale. Nel primo tempo io e Palmiero sbagliavamo. Le pressioni, dovevamo scambiarci l'uomo in maniera più rapida, dal campo non ce ne rendevamo conto, poi il mister a fine primo tempo ci ha spiegato un attimo come andare a prenderli un po' più alti e fortunatamente l'abbiamo capito immediatamente e siamo riusciti a portarla a casa nel secondo tempo. Cambiato il modulo e Pescara è tornato alla vittoria, in questo modulo Busellato ha dimostrato di trovarsi a suo agio. Ma sì, io con Galano e Zappa mi trovo alla grande, Galano lo conosco da 3 anni, 3 anni ci giochiamo insieme, ci capiamo molto bene, Gabriele è un ragazzo d'oro che si adatta facilmente ai giocatori che c'ha davanti e mi ha dato una grossa mano sia lui che Cristian. Niente, il modulo 4-3 è un buon modulo, ma anche il 3-5-2 è un buon modulo, ma dipende dal mister, il mister sa quello che deve fare. Vogliamo raccontare l'azione che ti ha visto protagonista, il gol dell'1-0, c'è stato quel rinvio errato di Leali, poi cosa è successo? Ah, poi è stato bravissimo Cristian a puntare l'uomo, io gli sono andato in sovrapposizione. Mi ha dato una buonissima palla, ho calciato di prima sul primo palo, è andata bene. Una vittoria, ne parlavamo anche con le Grottaglie, importante per i tifosi, questa sera i tifosi vi hanno dato una grossa mano, una partita non semplice. No, assolutamente, sono fondamentali anche loro. Sappiamo che nell'ultimo periodo erano un po' distaccati per vari motivi, ma la cosa più importante per noi è essere concentrati nel campo e cercare di dare prestazioni in modo che loro siano contenti che vengano allo stadio. E ora bisognerà cercare di dare continuità a questo successo, ci sono 2 trasferte sulla carta sicuramente difficili, mercoledì alla Spezia, domenica a Benevento. La cosa fondamentale ora come ora è recuperare in fretta perché si parte già martedì per Spezia e sono 2 partite dure, però bisogna portare a casa più punti possibili.